Oggi parliamo di elettricità ed in particolare di fenomeni di elettrizzazione della materia che andremo a verificare mediante alcuni semplici fatti sperimentali. Allora, se prendiamo una bacchetta, un astuccio come questo è un astuccio di ebanite. L'ebanite è una resina derivante dall'ebano e la andiamo a strofinare su una pelliccia sintetica come questa e la andiamo a avvicinare ad alcuni pezzettini di carta. Notiamo che i pezzettini di carta vengono attratti dalla bacchetta di ebano. Perché questo? Perché nel momento in cui io vado a strofinare la bacchetta di ebano sulla pelliccia, la bacchetta si carica elettricamente, pertanto i pezzettini di carta vengono attratti dalla bacchetta. Che cos'è l'elettricità? L'elettricità è la proprietà della materia derivante dalla presenza di cariche elettriche all'interno della materia stessa. Le cariche elettriche sono, assieme alla massa, una delle due proprietà fondamentali della materia. Allora, se ripeto analogo procedimento, però vado ad avvicinare la bacchetta di ebano ad un'altra bacchetta di ebano, noto che la bacchetta di ebano più piccola viene attratta dalla bacchetta di ebano più grande, pertanto ruota. E notiamo che questo fenomeno si verifica anche a distanza, quindi c'è una forza che agisce anche a distanza, come si può notare. Adesso vedremo che l'ebanite non è l'unico materiale ad elettrizzarsi. Allora, adesso se prendiamo un astuccio di vetro e andiamo ad elettrizzarlo, e lo avviciniamo ai pezzettini di carta, notiamo che i pezzettini di carta vengono attratti dall'astuccio. E notiamo che anche la bacchetta di ebanite viene attratta. Adesso ripetiamo un analogo procedimento per l'astuccio di acciaio. Proviamo a caricarla, avviciniamo i pezzettini, però notiamo che non avviene alcun fenomeno. Questo perché la bacchetta è fatta di acciaio e vedremo in seguito il perché non si è verificato il fenomeno. Adesso andremo ad effettuare altri due esperimenti in cui analizzeremo fenomeni di carica positiva e di carica negativa. Allora, adesso prendo l'astuccio di ebanite più piccolo e lo carico e prendo la bacchetta più grande di ebanite e la carico. Avvicino le due bacchette in corrispondenza di dove sono state caricate e noto che le due bacchette si respingono, se vi ricordate precedentemente si attraevano. Ora vado a fermare la bacchetta e ripeto, analogo fenomeno. Anche con l'astuccio di vetro. Come posso notare, le due bacchette si attraggono. Che cosa possiamo dedurre da questo fenomeno? Possiamo dedurre che due astucci fatti di due materiali diversi che vengono caricati sullo stesso materiale sortiscono due effetti differenti sulla bacchetta più piccola. Ciò è dovuto al fatto che due astucci fatti dello stesso materiale assumono la stessa carica, pertanto si respingono, mentre due bacchette composte da materiali diversi assumono due cariche opposte, pertanto si attraggono.